Cascina Glucosio è il simbolo del passaggio dal mondo agricolo a quello industriale a Paderno Dugnano. Sorge all'angolo fra via Buozzi, una delle vie in cui viene divisa la ex Comasinella, e viale Repubblica. Viene costruita dalla famiglia Rotondi come cascina a uso prevalentemente agricolo, presumibilmente fra il 1855 e il 1897. Ma già all'inizio della parte sud c'era una fabbrica, uno zuccherificio, quindi un'azienda di trasformazione di prodotti agricoli, forse di barbabietole coltivati nei campi vicini. La cascina agricola vera e propria era la parte nord e quelle est e ovest, dove abitavano i contadini che lavoravano le terre allora a nord della cascina stessa. Se guardiamo la facciata notiamo che la parte superiore è ancora perfettamente simmetrica, anche se c'è una differenza di colore dell'intonaco. Guardando invece all'interno ci sono ballatoi, cioè i balconi tipici delle case di ringhiera. Al piano terra si possono notare archi a sesto ribassato che appoggiano sulle lesene, cioè i finti pilastri, realizzati con mattoni a vista.